Una grande tela di quasi 5 metri per 3 esposta in quei padiglioni conobbe infatti solo dopo alcuni anni la fortuna che meritava. Era il Quarto Stato, dipinto dal pittore Giuseppe Pellizza, originario di Volpedo, piccolo centro agricolo nella provincia di Alessandria. I lavoratori di Giuseppe Pellizza, che tranquilli s'avanzano nel loro onesto pensiero, sembrano essere riecheggiati in queste considerazioni del fondatore della Fiat. Quasi come se, da sponde diverse e perfino opposte, entrambi fossero stati portatori di un convincimento profondo e insieme coraggioso. La via verso il progresso della nazione passa attraverso il riconoscimento del valore del lavoro e dei lavoratori e dell'attribuzione a essi di tutti i diritti universali. Il cammino dei lavoratori di Giuseppe Pellizza da Volpedo diventa così icona universale del progresso dei popoli.